Diciamo con Andrea Prato, presidente del Castelsardo, oggi sconfitto 3-1 contro il Porto Torres. Cominciamo a analizzare la partita, insomma, primo tempo senza gol, poi nel secondo tempo si sono viste un po' di emozioni, no? Sì, ma è stata una bella partita. Intanto vorrei dire che ho visto il miglior arbitraggio dell'anno, delle partite che mi ha fatto quest'anno. Veramente mi ha fatto piacere perché, insomma, non sono sempre a questo livello. Qualche volta anche gli arbitri fanno degli errori. Oggi ho visto veramente un arbitraggio di categoria superiore. Per il resto, il Porto Torres, io l'ho sempre saputo che è una squadra che non ci sta a far nulla in quelle posizioni di classifica, merita ben altri punti in classifica. E poi noi li conosciamo bene. Non è stata una partita facile, penso che noi sicuramente non meritiamo questa sconfitta, anche se loro non hanno rubato nulla. Abbiamo un rammarico perché abbiamo avuto due volte una palla nitida per andare in doppio vantaggio e poi, come fanno le squadre giovani come la nostra, che avevamo 7 fuori quota al primo minuto, ci siamo un po' buttati lì all'arrembaggio a cercare gloria e Porto Torres, con una squadra quadrata, ci ha punito. Ecco Presidente, una squadra imbottita di giovani, fa piacere vedere anche il campionato di promozione, ogni tanto delle squadre che cercano di giocare la palla, cercano anche di divertire il pubblico, che è poi quello che si chiede, no? A chi segue il calcio. Il calcio che si fa a Castelsardo è questo: giovani e bravi. Quindi in questi 2 anni abbiamo cercato di selezionare i migliori giocatori che trovavamo in provincia e dintorni e credo che i risultati stiano vedendo. Raccogliamo molti meno punti quanti meritiamo, perché anche oggi, a guardare il risultato 3-1, sembra che abbiamo preso un'imbarcata. In realtà chi ha Quindi visto la sei troppo, partita sa ma che noi non meritavamo questa sconfitta. certo. Ecco Presidente, del campionato di promozione, quali sono le squadre che l'hanno colpita di più? Ma è un campionato molto equilibrato, io non ho visto degli ammazza campionato, anche con quelle che sono nelle prime posizioni, col Porto Rotondo noi abbiamo avuto la palla per vincere all'ultimo minuto e poi abbiamo preso il gol e abbiamo perso noi, quindi una bella squadra, squadre proprio che fanno la differenza non ce n'è, non abbiamo visto neanche una, E dei quindi giovani invece molto c'è qualcuno che l'ha equilibrio. colpito degli avversari? Beh, dei giovani, senz'altro Luzzitto è uno dei giovani più promettenti, un altro giocatore che questo campionato non sta a far nulla. Tutte hanno più o meno dei ragazzi di valore. Credo che sui giovani qualcosa in più noi la diciamo. Credo proprio di Assolutamente. sì. Abbiamo almeno 4-5 giocatori che sono, insomma, meritevoli di giocare in altri campionati. Sono solo giovani, quindi devono fare esperienza e diventare maturi. Certo. Benissimo Presidente, noi la ringraziamo, complimenti a lei comunque a Castelsardo per il progetto che sta portando avanti, davvero una bella realtà del campionato di promozione, al di là della classifica ovviamente dei punti che avete meritatamente conquistato. In bocca al lupo per le prossime partite. Grazie, grazie. Grazie.